Peccato questa opportunità porta ancora Reggio Emilia a dover cercare di limitare in difesa. Invece Barlo segna quota 11, attenzione Bipop, Livorno vola al più 9 sul 62-53. C'è un momento di grande demoralizzazione tra i biancorossi e meno male che Mordente e Cara tirano fuori questo bel canestro con un assist dell'ex milanese per il Rezzano. È un meno 7 che non è ancora definitivo, c'è gente in panchina pronto a entrare in campo sul cubo dei cambi, bisogna avere fiducia e pazienza per cercare di riagganciare Livorno che sta costruendo la sua vittoria, questo parziale positivo, con molta precisione in attacco, con delle buone scelte. Non è più Simon contro tutti, ma è la squadra a giocare molto ben organizzata. Ancora un possesso per Livorno, mancano 4 secondi. Parente tira dai 6:25, sono scaduti 24 e la palla è nelle mani della Bipop Carriera. Finelli si arrabbia con i suoi, dentro Gent per Clack, in campo Bipop Carriera con Gent, Mordente, Carra, Dell'Agnello e Marian Kraljevic. Livorno risponde con Parente, Simon, Garri, Barlow e Cotani. Palla in attacco Reggio Emilia. Barcelletti decide di affidarsi a difesa collettiva, difesa zona 2-3. Fuori Mordente, dentro Rannico, fuori Kraljevic, dentro Morales. Dentro Giacchetti per Livorno. Bisognerà stare attentissimi da parte dei Rezzani in questa difesa zona, non bisogna che Simon trovi spazi per tiri facili, lui è ispiratissimo, vediamo che Gent sta estremamente adeguato su di lui e lo passa direttamente al controllo di Cara. È un momento in cui Reggio Emilia deve ritrovare lucidità, ma è molto bravo Giacchetti a portare questo più 10, è un momento molto importante, bisogna che Reggio Emilia riesca a ottenere qualcosa di attacco dai giocatori lunghi. Ricordo che Dell'Agnello ha segnato i 7 punti nel primo tempo, i suoi 7 punti nel primo tempo, poi non ha più avuto palloni buoni da giocare. Reggio Emilia veramente in un momento di grande difficoltà in attacco e deve trovare fiducia nel gioco di squadra e non solamente nelle iniziative individuali. 82 secondi alla fine del terzo quarto di gara, Livorno più 10, palla in mano sul 65-55, Rannico, Cara, Gente, Dell'Agnello, Morales per la Bipop. Per queste riflessioni di passi non fischiano gli arbitri. In attacco la formazione labronica con Giacchetti per Parente, mancano 3 secondi allo scadere dei 24, palla sotto Barlo, sbaglia, sono scaduti i 24, invece viene dato il fallo alla panchina reggiana. Adesso qui ci sono come di consueto le proteste, perché è stato giudicato che la rimessa è reggiana, perché il fallo è successo quando erano già scaduti i 24 secondi a disposizione. Tira un sospiro di sollievo la Bipop, che poteva andare sotto di 12 lunghezza, ma qui bisogna trovare fiducia con il canestro, perché Reggio Emilia ha segnato solamente 12 punti in 10 minuti di ripresa. Ma il fallo è di Daniele Parente su Gent, tiri liberi per il giocatore americano della Bipop Carriera, autore di 8 punti. Un time out per Finelli, 48 secondi alla fine del terzo quarto di gara, più 10 Livorno, 65-55. Thank you.
riprende col personale nelle mani di Gent, può riportare la sua squadra almeno 8 in caso di realizzazione. 48 secondi al trentesimo, più 10 Livorno, 65-55. Gent sbaglia il primo personale, non cambia il punteggio, ne avrà un altro a disposizione il Marina americano, 1-2, 11 punti per Gent, più 9 Livorno, 65-59, va a commettere fallo in attacco, quarto fallo Giacchetti, è un possesso che è nelle mani di Livorno, scusate, nelle mani di Reggio Emilia dopo che Livorno ha perso la sfera. Si fa sentire anche il pubblico di Via Guasco. Qui la Bipop Cerniera deve cercare di arrivare a giocarsi questi ultimi 45 secondi cercando di recuperare il più possibile a Livorno che è avanti di 9. È la prima volta che vediamo la Bipop impressa in quest'anno, grande il coach Marzelletti che ha tenuto questa carta difensiva per una gara così importante. Direi che Giacchetti, oltre che inesperto, è stato certamente colto di sorpresa dal pressing di Reggio Emilia e ancora la possibilità di andare in lunetta per Gent mantiene la Bipop legata a questo incontro con grandissima determinazione e voglia di vincere. Sono 12 punti di Gent, 13 in questo frangente, 7 quelli da recuperare per Reggio Emilia sul 58-65. Mi ha dato un fallo a Gent in attacco, terzo fallo per lui. Adesso sono tiri liberi per Livorno perché entrambe le squadre hanno esaurito il bonus. Fuori Giacchetti, dentro Cottani nella Mabo. Di lunetta il capitano di Livorno, Daniele Parente. ...65-58, 36 secondi e 7 centesimi al trentesimo di gioco, conclusione corta, non cambia il punteggio, sempre 7 lunghezze di ritardo per la Bipop Carriere. 0-2, ribalzo di Emiliano Morales, possesso di vitale importanza, vediamo come lo gioca la squadra biancorossa. Si fa sentire il pubblico di Via Guasco, Morales, Perrannico tra linee esterne, cambi idea per Dell'Agnello in angolo, ancora per Morales, Dell'Agnello va dentro, sono scaduti 24 secondi e questa volta il possesso non è che sia stato gestito al meglio da parte della Bipop Carriere, che era stata anche aiutata dal pubblico, aveva una palla di vitale importanza da costruire al meglio, non lo ha saputo fare con grande efficacia. Adesso è Simon che tira, sbaglia, la palla nelle mani di Livorno, tira e sbaglia anche Garri, due tiri di prima di Simon, porti Garri, non vanno a bersaglio, 65-58, più 7 Mabo al trentesimo. Otto di Morales, 6 di Carra, 9 di Dell'Agnello, 9 di Clack, 9 di Mordente, 13 di Gente, 4 di Kralivic per la Bipop Carriere, 4 di Giacchetti, 4 di Cittadini, 3 di Garri, 3 di Santa Rossa, 11 di Barlo e 34 di Miles Simon sui 65 della sua squadra. 10 minuti da vivere intensamente in questa gara 1 che vale per la finale del playoff. Chi vince questo playoff al meglio delle 5 partite, ce ne vogliono 3, andrà dritto in Serie 1. Bipop Carriere che deve rimontare 7 lunghezze all'avversario nel corso di questi ultimi 10 minuti di partita. Poi ci sarà gara 2 che si giocherà in terra di Toscana mercoledì sera alle ore 21, diretta satellitare su Teletricolore. Rannico, Gent, Morales, Dell'Agnello e Carra per la Bipop, Simon, Barlow, Cittadini, Parente e Santa Rossa per la Mabo. Rannico per linea esterna, ancora Carra, attacca, va dentro, vuole Gent, libero Carra dall'angolo, non perdona,
sono 8 di Carra, 60-65, più 5 per Livorno in attacco con Santa Rossa. Adesso non sentiamo più nemmeno noi la nostra voce, il pubblico sta facendo sentire, va in sottomano, Simon sbaglia ma è sfortunato alla Bipop Carriera che non ha trovato questo buon possesso. Fallo di Gent, attenzione al quarto fallo, sono tiri liberi per Ken Barlow. Una stoppatona di Dell'Agnello con un salto di quelli che faceva i bei tempi, bravissimo Sandro a andare a chiudere l'entrata di Simon, però altrettanto bravo Barlow a seguire l'azione, a recuperare un rimbalzo che è vero ossigeno per la squadra livornese. Vediamo se Reggio Emilia continuerà in questa strategia di questa difesa a zona che sicuramente può mettere qualche difficoltà alla squadra di Finelli, però per adesso non sta ottenendo quella sicurezza a rimbalzo che forse Marcelletti si aspettava. Questa volta Carra perde la sfera nel tentativo di servire una palla ad un compagno nell'area dei 3 secondi, le mette dentro Clark Marcelletti, vi può apparire che sta tremando, sotto di 7, palla nelle mani di Livorno, un minuto e mezzo giocato di terzo e quarto quarto. Ancora palla recuperata da Marco Carra, si fa tutto il campo, va dentro e segna un altro grande canestro, Marco Carra, 62-67, ancora del piccolo play di Reggiolo, i punti che stanno cercando di tenere in linea di galleggiamento la sua squadra. Sbaglia questa volta Barlow, reattiva Reggio Emilia, palla nelle mani di Dell'Agnello, Perrannico, un varco, il capitano va dentro, appoggia il tabellone, non va a bersaglio e sono personali per Sandro Dell'Agnello. Sono fallo personali per Dell'Agnello, terzo fallo di Cittadini, fuori Alessandro Cittadini, dentro Cotani. Ha impostato la partita un po' sulla bagarre, la Bipop Carriera, è chiaro che doveva fare qualcosa perché altrimenti Livorno aveva rischiato in più di una circostanza di volare. Sicuramente bagarre, sicuramente aumentare il ritmo, sicuramente uscire da